Allora facciamo sapere al drago chi siamo noi! Dragoni! Più forte! Dragoni! Urlo! Brave! Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il Circolo Canova Catania si tinge di rosa. Una bellissima manifestazione, quella organizzata dal club Rosso Azzurro in collaborazione con l'associazione Il Filo della Vita. Ieri pomeriggio al porto di Catania, molo di Levante, in acqua tre imbarcazioni di Dragon Boat con gli equipaggi del Filo della Vita della presidente Enza Marchica, guidati dai tecnici del Circolo Canova Catania, con in testa il direttore sportivo Fabrizio Messina. Prendo il treno e vengo da te, treno dei desideri, che il pensiero all'incontrario va. Enza Marchica è presidente dell'associazione Il Filo della Vita, una bellissima manifestazione al porto di Catania in sinergia col Circolo Canova Catania. Sì, questo è uno dei nostri progetti, è il Dragon Boat Rosa, un progetto che è nato per le donne operate di tumore al seno perché i medici ci hanno consigliato di farlo grazie al fatto che migliora l'infedema al braccio, quindi tante donne operate ne stanno trovando giovamento. Era un progetto che era iniziato già diversi anni fa, che ci ha fermati per il Covid, ma oggi c'è stata l'inaugurazione della ripartenza, quindi ci prepariamo alle gare nazionali, quindi è scesa in campo. Sono scese in campo tre barche e cerchiamo di fare una bella squadra competitiva per partecipare alle gare. Questa collaborazione col Circolo Canova Catania, con Fabrizio Messina e Tiziana Merletto, sta dando veramente risultati anche importanti. Sì, ringraziamo tanto il Circolo Canova, che è vicino alle donne dell'associazione Il Filo della Vita. È una unione che è nata già diversi anni fa, quando Fabrizio venne a presentare il progetto nella nostra casetta, nella nostra sede di Catania, che noi chiamiamo casetta, dove le donne si incontrano il sabato mattina facendo un laboratorio creativo, quindi per stare insieme e per cercare di superare la malattia. Però vi devo dire che la nostra associazione, che conta oltre 650 donne, non ha solo donne operate, quindi accoglie anche tante donne non operate che devono per forza avvicinarsi all'associazione per fare prevenzione, per riuscire a migliorare lo stile di vita. E il Circolo Canova è un esempio, perché facendo tanta attività fisica riusciamo anche a migliorare lo stile di vita. Quanto è importante l'aggregazione per voi? L'aggregazione è la cosa più importante. Io dico che la malattia si supera insieme, quindi dico sempre che insieme si può, perché si può superare quel momento buio della vita guardando avanti, perché non c'è solo il tumore, non c'è solo la malattia, ma ci sono obiettivi diversi, qual è quello del miglioramento di se stessi, anche scoprire cose nuove come la canoa, che tante donne non avevano mai praticato. Prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti, questo appuntamento sarà ogni venerdì, sarà un appuntamento fisso appunto per le donne dell'associazione Filo della Vita, ma noi già abbiamo in campo tanti ma tanti progetti. E come dicevo prima, abbiamo questo laboratorio creativo, abbiamo un progetto che si chiama Conta su di me con le nostre psicologhe, abbiamo un progetto con la scrittrice De Arranno che si chiama Scrivere per guarire, e tanti tanti altri progetti, un progetto che si chiama Ricomincio da me con una farmacista di Napoli che scende per curare le donne operate. Insomma, cercateci su Facebook, sui social, su Instagram e scoprite tutti i nostri progetti. Grazie allora e complimenti per la vostra attività. Grazie a voi. Allora, Fabrizio Messina, direttore sportivo del Circolo Canova Catania, una bellissima manifestazione oggi qui al Molo di Levante, dove c'è la sede del Circolo con l'associazione Il Filo della Vita. Sì, finalmente siamo ritornati in acqua con le donne dell'equipaggio di Dragon Boat in rosa, e insieme al Filo della Vita, che è una grande associazione che dedica la propria attività alla ripartenza di tutte quelle donne che sono state operate di tumore. Noi abbiamo offerto
il nostro spazio, le nostre imbarcazioni, la nostra capacità di fare Dragon Boat per questa attività che è molto rigenerante in giro per il mondo e finalmente anche a Catania per ripartire sia dal punto di vista psicologico che soprattutto dal punto di vista fisico nei postupi da operazione, soprattutto di tumore al seno. Enza Marchi, che è il presidente, e poi la nostra allenatrice Tiziana Marletta hanno rimesso in acqua addirittura oggi 3 imbarcazioni, più di 50 persone, per svolgere questa stupenda attività che ha riempito il tramonto catanese in una grandissima giornata di sole, sia di vita che soprattutto di speranza. Dragon Boat del Circolo Canova Catania è cresciuto in maniera esponenziale, anche quest'anno è stata una stagione per voi ricca di successi e di titoli. Sì, l'equipaggio rossazzurro agonistico del Circolo Canova Catania si è confermato anche quest'anno, è una grande stella dell'attività agonistica nazionale. Grazie all'impegno dei nostri ragazzi, che sono cresciuti tantissimo anche di numero, siamo riusciti a dominare la scena negli appuntamenti più importanti, nei campionati italiani di fondo e di velocità, in giro per l'Italia, tra Firenze, Castel Gandolfo e poi Roma. Oggi è una grande realtà, invitata da tutta Italia, ma da tutta Europa, perché qui a Catania riusciamo ad allenarci tutto l'anno, mettere la barca in acqua anche più volte a settimana, quasi tutti i giorni, e quindi il movimento cresce tanto. Cresce attraverso persone del tutto normali, gente che probabilmente non viveva l'agonismo in maniera piena, invece attraverso un equipaggio da 20 persone sicuramente si riesce ad accendere lo spirito agonistico di ognuno, sia uomini che donne. La parte commovente ed emozionante del nostro lavoro, collaborare con questa associazione di donne operate di tumore al seno, ci arricchisce professionalmente ma soprattutto umanamente, quindi siamo molto contenti ma nello stesso tempo commossi ogni volta che ci incontriamo e stiamo insieme. È stata anche una grande partecipazione comunque con l'associazione Il Filo della Vita, c'è una collaborazione che continua da molti anni. Sì, questo è il quarto anno, soltanto che purtroppo per il periodo del Covid abbiamo dovuto allentare molto i nostri incontri, soprattutto per tutelare le persone che avendo già una patologia erano dei soggetti maggiormente a rischio, quindi ci siamo incontrati meno, ogni tanto sempre qui all'aperto ma in numero ristretto. Speriamo finalmente di poter riprendere, perché come avete visto le donne sono più di 50, quindi è anche un bel numero, è un'aggregazione bellissima poter stare tutti insieme. Dragon Boat del Circolo Canova Catania è diventato ormai una realtà importantissima, molti scudetti vinti anche in questa stagione, quindi siete sicuramente soddisfatti del lavoro fatto. Sì, quest'anno siamo ancora più soddisfatti degli altri anni perché stiamo cercando di fare sempre meglio, di crescere, aumentando gli allenamenti, la qualità degli allenamenti, gli studi, e quindi i nostri titoli italiani sono stati 6, ma molti argenti molto 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 sudati, in equipaggi molto molto competitivi, ci hanno portato nel cuore un orgoglio quasi più grande dell'oro.